Buongiorno, sei qui da un pezzo, ma sulla presentazione arriva oggi. Ti presenti tu come al solito, che così poi noi arriviamo con tutte le altre cose che non ci dici tu. Sono Sebastiano De Planche, ho 19 anni, sono 2003 e sono arrivato nella stagione estiva del mercato qua a Vicenza dal Milan a titolo definitivo. Questo aspetto è già significativo, no? Sei arrivato a titolo definitivo con un contratto a lungo termine, quindi ti sei legato a Vicenza per un progetto, vero? Sì, ho sposato assolutamente il progetto che mi aveva proposto il direttore insieme al mister e sono contentissimo di essere qua e sono pronto finalmente per iniziare. Pronto per iniziare, ne avete già parlato con Baldini, pensi di poter partire già domenica, ma magari un primo step in Coppa mercoledì per poi valutare il campionato. Ma questo sinceramente non lo so, deciderà sicuramente il mister. Io dopo l'infortunio sono rientrato una settimana fa e poi quelle sono scelte del mister e vedrà lui appunto cosa scegliere. Io sono disponibile. Senti caratteristiche tecniche tue, cioè dove sei, ti senti più forte, confidente, dove meno, dove devi migliorare. Ma sicuramente è un calcio diverso dal calcio diciamo, della primavera, dal calcio giovanile. Io mi sento abbastanza un portiere completo, non sento di non avere diciamo, lacune, delle grosse lacune in nessun ambito esatto, e quindi non so, poi appunto deciderà sempre il mister le scelte in campo. Hai un portiere di riferimento, un mito che ti piace molto o in cui ti rivedi un po' per caratteristiche, per modo di interpretare il ruolo? Ma a me piace molto Donnarumma, mi ero allenato anche con lui qualche volta in prima squadra lì al Milan e mi ha impressionato molto. Un altro diciamo, portiere da cui prendo spunto sicuramente è stato Maignan e anche con lui ho fatto il ritiro in prima squadra l'anno scorso lì al Milan e devo dire che è un gran portiere, un grande diciamo, lavoratore. Il gruppo dei portieri è sempre una mini squadra a sé per certi aspetti, perché appunto avete un allenatore, un preparatore vostro, poi si creano inevitabilmente anche delle relazioni personali, condividete un sacco di tempo insieme proprio voi. Come sta andando da questo punto di vista più vicino? Io mi sto trovando benissimo, soprattutto con entrambi i mister dei portieri e sono molto contento di essere qua, sto lavorando perché mister Squizzi mi sta dando molti consigli e sono contento di questo. I tuoi compagni, fra virgolette, rivali per il ruolo, c'è qualche aspetto che in questi allenamenti, in queste prime giornate fatte insieme, hai apprezzato particolarmente? Non so, un modo di fare qualcosa nello specifico che ti ha piacevolmente stupito? Ma sono tutti molto attenti dal punto di vista tecnico, che è quello che richiede Mister Squizzi, e quindi anch'io di conseguenza mi sto impegnando molto a soddisfare le sue richieste in questo ambito. Uno degli aspetti poi è il gioco con i piedi, no? Perché sì, ormai a voi è richiesto molto questo, però forse tu sei già di una generazione che già da tempo ha imparato a doversi disimpegnare molto con i piedi. Sì, sappiamo tutti che ormai il portiere non è più solo, diciamo, parare e basta, ma è impegnato molto anche coi piedi. Io comunque anche l'anno scorso in primavera con Mister Giunti ero molto chiamato in causa e quindi sono, diciamo, già abbastanza abituato a questo tipo di gioco. Tu sei un portiere che anche nel giro delle nazionali giovanili, no? Ha sorpreso un po' questo distacco totale da una squadra importante come il Milan. Quanto ha influito in questa anche tua scelta? Immagino il fatto di avere davanti magari giocatori importanti come Maignan, che magari non concedono tanto spazio futuro, insomma. Ma quelle sono state scelte della società e io ovviamente le ho prese e le ho accettate, ma adesso sono comunque felicissimo di essere qua e mi giocherò il posto.
il numero è quello che è capitato o ha un significato particolare? No, perché di solito io prendevo sempre l'1 e mio fratello invece che faceva il terzino sinistro aveva il 3, quindi ho deciso il 31. Ultima domanda per quanto mi riguarda, un aspetto che credo possa essere diverso tra la primavera e prima squadra, in particolare magari qui a Vicenza, è il fatto di avere attorno uno stadio di un certo peso. Ecco, tu tendenzialmente ti senti come una persona emotiva, serena, ti fai trascinare da quando c'è un pubblico anche in maniera agonistica? Allora, sinceramente sono, diciamo, cose che non ho mai provato, perché ovviamente a livello giovanile di tifo ce n'era veramente poco, però sono sicuro che i tifosi siano una spinta appunto per la squadra a dare il massimo e sono sicuro che lo dimostreremo in campo. Senti una curiosità, con i rigori come va? No. Speriamo di impararne il possibile. No, capito, ne ha tirati credo nella tua carriera, no? Sì. L'anno scorso in realtà non ne ho parlato neanche uno, però comunque diciamo nella mia intera carriera mi hanno battezzato come un pararigori. Poi io penso che sia una cosa anche molto intuitiva e ma anche un po', diciamo, fortuna ogni tanto, però cercherò di farne il più possibile. E nel gruppo qua della squadra di Vicenza ci sono anche molti giovani, c'era qualcuno che conoscevi già da esperienze passate? Conoscevo Stoppa, perché aveva giocato a Novara insieme a mio fratello, e poi tanti conoscevo magari di nome, ma di persona solo Sandon, che era venuto in nazionale con me ogni tanto. Gli altri di nome, però mai conosciuti di persona. Senti, qua in Italia c'è sempre questo aspetto critico, no? Che si dice che non si sanno lanciare i giovani, si aspetta sempre molto. Dall'altro lato della medaglia è che però quando c'è il giovane in campo, magari al primo errore si cerca subito di andare a rimediare mettendo qualcuno di esperienza, no? Con il portiere questa cosa qua è ancora più difficile, perché il portiere magari è soggetto a errori che possono essere fondamentali. Sì, soprattutto in queste categorie magari si pensa che sia meglio prendere un portiere esperto piuttosto che magari uno giovane alla prima esperienza. Quindi sono molto contento appunto della chiamata del Vicenza, che mi ha riposto fiducia in me, e quindi sono contento di questo. Grazie. Bene. Grazie.